Adolescenti su 10 hanno un eccesso di peso e uno, la metà di loro, quindi uno di questi, riferisce di aver ricevuto critiche feroci verso il proprio peso e il proprio corpo. Quindi è chiaro che la discriminazione nei confronti delle persone che hanno un problema di peso e l'associazione magrezza, successo, felicità, è chiaro che questo porta tutti noi, insomma, ad avere questa idea appunto di dover cercare di migliorare il proprio corpo, le proprie forme corporee per essere appunto accettati in questa società. Ripeto, poi però, come dicevamo prima, e questo ne è la prova, non tutte le persone che vivono in una società come la nostra appunto sviluppano il disturbo alimentare, quindi è e rimane un fattore di rischio, quindi non una causa. Tra gli altri fattori di rischio chiaramente c'è l'adolescenza, è la fascia di età in cui appunto il disturbo alimentare più facilmente si sviluppa perché chiaramente l'identità personale non è ben salda, non è costruita, non è strutturata e quindi si è facilmente influenzabili dagli altri. C'è una forte insoddisfazione di sé e inoltre l'importanza appunto data al corpo in questo periodo aumenta drasticamente. In più, soprattutto nelle donne, ci sono delle trasformazioni proprio psicofisiche che spesso vengono malaccettate, insomma, dalle ragazze. E quindi questo crea ulteriormente insicurezza e vulnerabilità appunto rispetto alle pressioni poi sociali che viviamo tutti noi. Se inoltre appunto a tutto questo ci imbattiamo in un gruppo di coetanei che prende come modello quello proposto appunto dalla nostra società, è chiaro che i loro giudizi e le loro preferenze ricadranno su delle ragazze, delle adolescenti che corrispondano a quei determinati canoni. Quindi non è raro trovare poi persone che vengono prese in giro, vengono appunto escluse dal gruppo di pari proprio perché non corrispondono a questi canoni. Come dicevamo all'inizio, anche due tratti particolari di personalità possono essere dei fattori di rischio allo sviluppo di un disturbo alimentare. Quindi persone che hanno una bassa autostima e che quindi tendono ad avere una scarsa opinione di se stessi in generale, quindi non hanno una valutazione positiva di sé, insieme appunto a tutta un'altra. Tutti gli altri fattori di rischio potrebbe arrivare alla conclusione che per valere, per appunto ottenere una autovalutazione positiva, deve modificare appunto il proprio corpo. Così come le persone che hanno un perfezionismo clinico, quindi che tendono a darsi degli standard elevati in vari ambiti della propria vita e questo chiaramente potrebbe il corpo, l'alimentazione, il peso potrebbero diventare degli ambiti in cui una persona che ha questo tratto di personalità inizia a controllare per raggiungere appunto un corpo perfetto o un'alimentazione estremamente sana, per come insomma può essere poi vissuta. Quindi, riassumendo questi tre fattori di rischio individuali chiaramente all'interno di una società possono aumentare la probabilità di sviluppare un disturbo dell'alimentazione. Innescando poi nella persona tutta una serie di pensieri di insoddisfazione corporea, la persona potrebbe iniziare a confrontarsi con dei canoni che possono essere sia canoni appunto irraggiungibili, come magari quelli appunto proposti dai mass media, ma anche come canoni come magari appunto un'amica o un familiare che prendono come modello e quindi iniziano a confrontarsi sistematicamente con il loro corpo, con il loro peso. Ci tengo a sottolinearlo, cioè questi pensieri sono pensieri che magari possiamo anche avere avuto tutti nell'arco della nostra vita, cioè un'insoddisfazione corporea presente in molte donne. Quindi non è detto che poi da qua si sviluppi un disturbo alimentare. Vogliamo provare a farvi passare un po' il messaggio di come si entra dentro un vortice, che è appunto quello del disturbo alimentare. È un po' complesso, ma insomma ci proviamo.
Provate a pensare, appunto, come abbiamo detto, se riassumiamo tutto quello che appunto avete visto, ad un adolescente che viene presa in giro per il proprio corpo, quindi le vengono date delle etichette, degli appellativi appunto sgradevoli, perché magari appunto leggermente in sovrappeso, ma molto spesso sono persone che in realtà sono normopeso, ma comunque vengono criticate, e che magari pensa di non essere all'altezza nelle varie situazioni, nella scuola, nelle relazioni, e che inizia a pensare che appunto per valutarsi meglio, per raggiungere una migliore relazione sia con se stessa che con il resto del gruppo, debba iniziare a modificare il proprio corpo. A questo punto inizia ad avere tutta una serie di pensieri e di preoccupazioni, quindi che diventano poi appunto quasi una sorta di immaginazioni riguardanti proprio a come poter migliorare il proprio peso, quindi abbassare il peso corporeo e migliorare la forma del corpo. E chiaramente per fare questo l'unico mezzo è andare a modificare l'alimentazione. Come? Iniziando a restringerla, quindi la persona si mette a dieta, inizia a ridurre le porzioni, inizia ad eliminare determinati cibi che magari prima mangiava, ma che poi vengono comunemente ritenuti ingrassanti, e quindi li elimina. Inizia a controllare l'apporto calorico di tutti gli alimenti che mangia, inizia a darsi degli obiettivi calorici giornalieri, magari inizia a pesare ogni alimento che introduce. Inizia dall'altra parte a controllare il corpo per vedere se questi cambiamenti nell'alimentazione hanno degli effetti, quindi inizia a specchiarsi, inizia a controllare il proprio peso, magari arriva a pesarsi anche più volte nell'arco della giornata, inizia a misurarsi i vestiti per vedere se appunto c'è stato un cambiamento nell'indossarli, inizia a misurare parti del corpo e magari inizia anche a fare attività fisica, sia per appunto aumentare la velocità di perdita di peso, sia magari per compensare quando pensa di aver mangiato troppo. Questi comportamenti possono dare il via poi a due conseguenze fondamentalmente: una perdita di peso costante, e quindi la persona inizia a perdere peso costantemente, quindi ci ricolleghiamo appunto ad una diagnosi di anoressia nervosa, oppure alterna una iniziale fase di perdita di peso con poi l'innesco di comportamenti di abbuffate. Cioè le abbuffate sono dei comportamenti in cui la persona perde totalmente il controllo sull'alimentazione, quindi mangia grandi quantità di cibo in modo incontrollato, e a queste abbuffate poi seguono magari delle condotte di compenso. A quel punto il peso risulta tendenzialmente normopeso. Se a queste abbuffate appunto non seguono condotte di compenso, il peso può tendere anche ad aumentare. Il punto qual è? Che tutti questi comportamenti, quindi il controllo sull'alimentazione, il controllo sul corpo, il basso peso corporeo, le abbuffate, le condotte, non fanno altro che andare a mantenere e aumentare le preoccupazioni proprio per questi aspetti. Quindi è chiaro che più aumentano le preoccupazioni, più io metto in atto ancora più restrizione dietetica, più attività fisica, più controllo appunto del corpo, e più metti in atto questi comportamenti, più aumentano le preoccupazioni, e quindi la persona rimane incastrata appunto in un circolo vizioso. Ok, questa cosa. E quindi passando all'altro obiettivo che ci siamo appunto dato, è quello di dare delle indicazioni su come riconoscere il disturbo dell'alimentazione, provare quindi a riconoscere quelli che possono essere i segnali d'allarme, sia nei comportamenti, sia nei pensieri, appunto in questi tre ambiti fondamentali per quello che riguarda il disturbo dell'alimentazione, e i cambiamenti che possono appunto avvenire nella vita di una persona. Quindi, chiaramente non li leggerò tutti, i comportamenti comunque che possono
possono destare preoccupazione appunto possono essere riguardo l'alimentazione, e quindi vedere una persona che inizia appunto a spezzettare il cibo nel piatto, a non terminare mai quello che è nel piatto, ad utilizzare appunto la bilancia in maniera ossessiva. Quando fa la spesa, prima di prendere un alimento, magari controlla sistematicamente le etichette nutrizionali, inizia a saltare dolci. Un'altra caratteristica è quella di informarsi e sviluppare un interesse eccessivo e verso le ricette, quindi diciamo appunto ricette e diete, e tendono a volte, una caratteristica particolare, a cucinare proprio dei cibi che tendenzialmente non riescono ad assumere perché le spaventano, per poi appunto magari offrirli ai familiari o appunto ad amici, e questo si chiama alimentazione vicaria ed è un comportamento appunto poi caratteristico dell'anoressia nervosa. Dall'altro lato, i comportamenti possono essere sul peso, come dicevamo prima, i segnali di allarme possono essere riguardo al peso, o anche a comportamenti come magari utilizzare più spesso lassativi o diuretici, quindi avere anche insomma delle comportamenti di compenso di questo tipo, o andare in bagno subito dopo i pasti in maniera chiaramente sistematica. Altri comportamenti sono quelli di riferimento al controllo del corpo, quindi vedere una persona che si specchia costantemente e che tenta appunto di vedere il proprio dimagrimento o di controllare i cambiamenti nel proprio corpo, è chiaro che può diventare insomma un segnale evidente di una problematica. Per quello che riguarda i pensieri, anche in questo aspetto si ritroveranno dei pensieri caratteristici sia nell'alimentazione che nel peso che nelle forme corporee, in cui la persona tende a darsi solitamente delle regole: devo mangiare tot nutrienti, devo arrivare a un determinato peso, non devo più mangiare la pasta e il pane, e inoltre inizia a disinteressarsi appunto di quelli che potevano essere invece gli interessi fondamentali nella sua vita. E un segnale che spesso insomma poi induce i familiari a preoccuparsi potrebbe essere quello di iniziare a vedere la fine isolarsi a casa, quindi non mi interessa più uscire, magari quando si esce appunto con gli amici, se gli amici si ritrovano per una pizza, insomma per un'occasione dove appunto c'è l'alimentazione, la persona tende ad evitare magari o ad uscire dopo o ad evitare totalmente l'incontro. E chiaramente questo comporta poi tutta una serie di cambiamenti nella vita di una persona: inizia appunto a trascurare le amicizie, ad isolarsi, ad uscire sempre di meno e ad avere delle difficoltà chiaramente anche nelle relazioni sociali, e a strutturare un'altra cambiamento che avviene: le persone con disturbo alimentare molto spesso iniziano ad avere una giornata molto ritualizzata, quindi molto schematica, tendono insomma a organizzare in maniera minuziosa la giornata, spesso anche in base appunto all'organizzazione e alla pianificazione alimentare. Allora, il gabbiano appunto, come dicevamo prima, ci ha chiesto di strutturare questo piccolo vademecum che avete, e proprio con l'obiettivo di diffondere il più possibile una conoscenza scientifica sui disturbi dell'alimentazione. Quindi abbiamo scritto questo vademecum con questo obiettivo, e inoltre nella parte finale è previsto insomma anche un piccolo spazio dedicato sia per i medici di medicina generale che per i pediatri, e chiaramente dovrà essere poi aggiornato insomma con altre informazioni appunto dedicate. Precisazione insomma che dobbiamo fare, perché appunto come diceva
Agata, è prevista la mappa delle principali, sicuramente non saranno tutte strutture pubbliche e private che appunto seguono le persone con disturbo dell'alimentazione, a cui si può fare capo qualora ci fosse un caso appunto di un familiare o di un conoscente. E il sistema, appunto la rete assistenziale nelle Marche è in trasformazione, si sta insomma trasformando ed evolvendo, e quindi c'è stata insomma un'aggiunta e uno spostamento diciamo della presa in carico non più nell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti, ma al Carlo Urbani di Chiesi e nel reparto di psichiatria. Quindi in alcuni di questi vademecum purtroppo troverete cambiato appena insomma l'indicazione, perché è diciamo di recente cambiamento. A questo proposito è in sala la dottoressa Oriani di Ginevra, e non so, ci vuoi magari aggiornare un pochino meglio, quindi si può fare riferimento più a Torrente o no? Sì. Allora, la dottoressa Oriani è responsabile, giusto, del centro di Chiesi, quindi ce ne parlerà. Sì. Sarò molto breve, nel senso che in realtà questa riorganizzazione di cui parlavano le colleghe è in atto da alcuni anni, appunto dalla delibera del 2015 di cui si accennava all'inizio, e prevede l'attivazione a livello del servizio sanitario regionale di 3 centri di riferimento pubblici. Uno per l'area diciamo nord, quindi per Marche Nord, che ha sede a Pesaro, a Galantara in particolare, comunque che si occupa diciamo della parte nord della regione, uno per Marche Sud, che ha sede a Fermo, che è il centro tra l'altro dove è stato organizzato il convegno di qualche settimana fa. Per quanto riguarda l'area vasta 2, diciamo, quindi la parte centrale, quello che prima era all'interno, che nasceva da una collaborazione e un'interazione fra l'ASUR e l'azienda Ospedali Riuniti di Torrette, è stato da pochi mesi in realtà appunto trasferito presso il Carlo Urbani di Chiesi, quindi la sede attualmente è Chiesi. Per cui effettivamente a Torrette insomma sono cambiate un po' le cose, stiamo cercando di riorganizzare con tutti i livelli, i vari livelli assistenziali, ambulatoriale e semiresidenziale, questo discorso a Chiesi. La determina prevede fra l'altro una grossa innovazione, che è la possibilità di avere una residenza riabilitativa più specifica per disturbi alimentari nella regione, che attualmente manca completamente, quindi le nostre ragazze sono costrette a andare fuori regione nelle varie strutture in altre sedi, con tutta la problematica poi delle varie autorizzazioni ASUR eccetera. Si sta cercando appunto di avere una residenza qui in regione, ci stiamo lavorando. Devo dire che da parte degli enti pubblici, al di là dell'impegno naturalmente dei singoli professionisti, c'è una sorta di attivazione di interesse, quindi speriamo che entro pochi mesi insomma possiamo avere altri aggiornamenti. Io approfitto per ringraziare tutti di questa serata e spero che ci siano altre iniziative, insomma, perché ne vale la pena, è una situazione importante. Mi emoziono. Grazie. Grazie per l'intervento e per i chiarimenti che ci hai dato. Allora, quindi possiamo andare avanti e andiamo a finire, no? E la cura. Allora, chi decide qual è la cura giusta a questo punto? Una delle organizzazioni alle quali si fa riferimento è appunto l'Istituto Nazionale per le Cure Eccellenti. Questo è un ente che si occupa appunto di analizzare la letteratura in campo medico e tecnologico biomedico, con un particolare interesse per la valutazione del rapporto costo-efficacia. E queste linee guida sono scritte quindi da ricercatori specializzati nel settore, dai medici generici, da medici specialisti, e ad ogni gruppo di ricerca fanno parte anche alcuni pazienti, e forniscono appunto raccomandazioni agli operatori sanitari per identificare, valutare, monitorare, trattare e gestire le varie patologie.
Sì, ne deriva che la conoscenza e l'aderenza alle linee guida sarà quindi fondamentale per ogni figura professionale. Allora, nel 2017 è stato pubblicato appunto un aggiornamento riguardo la terapia dei disturbi dell'alimentazione ed è stato stabilito appunto sulla base di lavori validati scientificamente che la terapia raccomandata è quella cognitivo-comportamentale e migliorata. È raccomandata per tutti i disturbi dell'alimentazione e per tutte le età e può essere usata sia a livello ambulatoriale che ambulatoriale intensivo ed ospedaliero. Allora, qui vedete una tabella un pochino complicata, ci sono diverse sigle. CBT sta appunto per terapia cognitivo-comportamentale, i vari disturbi vedono questa terapia assieme ad altre terapie. Non la commento in questo momento, eventualmente in discussione se volete possiamo approfondire. Per quanto riguarda appunto in Italia, i quaderni del Ministero della Salute aggiornati a settembre del 2017 si sono appunto rifatti a quanto affermato dalle linee guida NICE. Allora, la terapia cognitivo-comportamentale è una terapia strutturata che ha fasi e durata ben precise. Vedete la fase 1, l'ingaggio, la modificazione dell'alimentazione del peso, eccetera, eccetera. Non mi soffermo su questo perché durerebbe, non basterebbe l'intera serata e quindi sorvolo, eventualmente le possiamo approfondire dopo. Vado a terminare. A chi mi rivolgo quindi se ho un disturbo dell'alimentazione? Le linee guida NICE e i quaderni del Ministero della Salute ci suggeriscono di farci seguire da professionisti che si sono adeguatamente specializzati per fare diagnosi, trattare e curare i disturbi dell'alimentazione. Quindi nel momento in cui ho un disturbo dell'alimentazione, ho una persona cara che ha un disturbo dell'alimentazione, a chi la devo indirizzare? Nel telefonare o nell'andare nei vari centri devo chiedere se il modello proposto ha come base modelli di ricerca appunto validati scientificamente e non autoreferenziali. Il sito dell'AIDAP presenta appunto le novità scientifiche in merito a questo tipo di patologie. Volevo segnalarvi il test LEAT26 che è appunto online, presente, ed è un test per fare un'autodiagnosi di disturbo dell'alimentazione, quindi può essere un primo screening appunto per valutare se c'è questo problema. E vabbè, nel sito sono segnalati quali sono i centri AIDAP ed è anche online la rivista Emozione al Cibo che è sia per gli addetti ma anche per i familiari e i pazienti. Arriviamo ora a trattare l'ultimo punto, dicevamo appunto la famiglia, risorsa o mantenimento. E visto il tempo appunto ci provo semplicemente a dare alcune indicazioni, anche perché il tema appunto della famiglia è chiaramente un tema molto vasto e appunto non è possibile insomma liquidarlo in così poco tempo. Il messaggio che vogliamo dare comunque è che soprattutto se la persona che soffre di questo disturbo è un adolescente, la terapia basata sulla famiglia è una appunto tra le terapie più efficaci, però è chiaro che la famiglia debba essere sostenuta affinché appunto sia una risorsa per la cura del disturbo dell'alimentazione e non appunto un mantenimento della problematica.
non, appunto, non mi dilungo, e quello che i messaggi che un po' volevamo inviarvi sono: intanto provate a, qualora vi trovasse, insomma, come familiari o conoscenti di persone che hanno disturbo alimentare, non incolpare la persona, appunto, di aver sviluppato questo tipo di problematica, no? Perché poi molto spesso scatta il criticismo e il cercare di spronare la persona a curarsi, no? Anche con delle affermazioni molto forti. In realtà, se volete, appunto, incolpare qualcuno, potete incolpare, appunto, la malattia e, come avete visto, tutta quella serie di fattori di rischio che magari si sono intrecciati nella vita del familiare. Non perdete troppo tempo a chiedervi il perché, alla ricerca, appunto, di un trauma o di chissà quali, appunto, conflitti o nella società e quant'altro, perché comunque la ricerca del perché è comunque inizialmente una perdita di tempo. L'importante è avvicinarsi a un percorso di cura. Poi, appunto, la scoperta dei fattori di rischio e imparare a gestirli per non ricadere, quello farà parte della terapia stessa. Ma non è indispensabile, appunto, in una fase iniziale. Chiedere indicazioni ad esperti, come abbiamo detto, provare, anche se viene distinto, a non discutere in maniera iperrazionale con la persona che ha un disturbo dell'alimentazione. Ricordatevi che ha una visione di se stessa e della realtà completamente distorta, quindi quello che per voi è assolutamente logico e razionale, per quella persona chiaramente non lo è in quel momento. Quindi creerete un conflitto che non aiuta ad avvicinarsi, appunto, alla cura. E cercate di non minacciare, perché chiaramente il conflitto e l'ostilità, appunto, non permettono a una persona poi di aprirsi e né tantomeno di arrivare a chiedere aiuto, e che è uno poi dei punti fondamentali, perché poi uno dei problemi principali di questi disturbi è che sono, come si dice, così tonici, e quindi portano la persona a non avere idea di avere un problema, no? E quindi di conseguenza non cercare una cura. Esprimere eventualmente la propria preoccupazione, questo sì, soprattutto magari far notare alla persona le cose che sono cambiate in vostro dispiacere e come la persona è cambiata nel tempo a causa di questo disturbo, con l'obiettivo di incoraggiarla, appunto, a fare a quel punto una visita, un incontro con un esperto. Non mi dilungo oltre, poi se ci sono domande, insomma, spogliamo. Io devo esprimere tanta ammirazione per queste dottoresse e anche per la dottoressa che ti ha venuta dal pubblico, perché se ci rendiamo conto che la politica ha risposto solo nel 2015 con un primo intervento, con una prima delibera, ci rendiamo conto quanto queste persone stanno lavorando da sole in salita con un tema che è terrificante, perché non si sa veramente a chi rivolgersi, in effetti, perché manca un coordinamento, perché ci si comincia ad attrezzare adesso. Loro lavorano veramente da pioniere e pionieri, e quindi tanto tanto di cappello con quello che fanno. E volevo sapere adesso se tra di voi c'è qualcuno che ha una curiosità, senza scendere nel personale, qualcuno che vuole fare una domanda, che vuole approfondire. Le psicologhe sono qui per voi, l'associazione Gabbiano sta qua, e se vogliamo calare ancora di più nel tema, il tempo adesso è vostro. Volevo sapere che percentuale c'è di guarigione nei casi che avete trattato, cioè una cosa proprio nostra, non in quello nazionale. Ancora un risultato, non è ancora un risultato ottimale, no? Perché ci si aspetterebbe che
guarisca il 100% delle persone, ma ecco, le nuove ricerche stanno aiutando, ci stanno aiutando insomma a migliorare l'esito delle terapie. A tutt'oggi, ecco, quello che viene detto, non si può dire che un terapeuta sia riuscito a curare tutte le pazienti che ha seguito, sarebbe una falsità, purtroppo. È un percorso molto lungo. Il percorso è lungo, dicevamo prima, almeno per quanto riguarda una terapia cognitivo comportamentale, per quanto riguarda l'aspetto della bulimia nervosa, si prevedono 20 settimane, quindi 5 mesi di terapia. In questo caso le pazienti non sono sottopeso, quindi sono pazienti normo peso, lieve sovrappeso, e quindi la prima parte della terapia appunto non è importante appunto portarla al normo peso, mentre per quanto riguarda l'anoressia nervosa la terapia dura direi minimo 40 settimane, quindi è molto più lunga. Ecco, questi sono i termini, però poi varia da caso a caso ovviamente. È chiaro che la prima parte della terapia e ha sempre due binari, quindi l'aspetto della riabilitazione nutrizionale e l'aspetto della psicoterapia che vengono portati avanti contemporaneamente. Quindi dicevo, è chiaro che nel caso del sottopeso, quindi sono pazienti estremamente macerate, no? Deferite, eccetera, nella prima parte si spinge un pochino in questo senso per poi andare avanti con la terapia. Grazie. Volevo solo dirvi che oltre ad andare nelle scuole, il piano Onus è anche un punto d'ascolto dove le nostre psicologhe vedono chi ha un disturbo alimentare, e grazie al loro lavoro tre ragazze sono uscite o stanno uscendo dal tunnel dei disturbi alimentari. Questo non mi sembra poco, ma se fosse stato soltanto per una ragazza sarebbe valso la pena. Come funziona? Corpo, no? Il proprio peso, le forme, l'alimentazione è presente in tutti noi, no? A tutti noi interessa mangiare bene, stare in forma, insomma stare, essere adeguati, diciamo, no? Però qual è la patologia? È avere un'estrema preoccupazione appunto per il controllo del proprio peso, le forme e l'alimentazione. Quindi la persona che ha un disturbo dell'alimentazione, quando arriva a chiedere aiuto, appunto è rappresentata, diciamo, nella torta che ha quell'ambito molto grande, no, riguardo al peso. L'obiettivo allora della terapia è quella di riportarla dall'altra parte, quindi a ritrovare tutti gli ambiti della vita, quindi
a non marginalizzare più alcuni ambiti, per cui diciamo che l'aspetto del peso, cioè, non è l'aspetto preponderante in tutto ciò, no? Quindi la psicoterapia deve aiutare appunto la persona a recuperare la sua vita con la V maiuscola, direi, no? No, quello che mi viene in mente, no, è che comunque un disturbo dell'alimentazione, no, poi si dice rimane il tallone d'Achille, insomma, di quella persona, comunque ha una debolezza, una fragilità che rimane, perché come avete visto, appunto, se sono presenti nella vita di una persona dei fattori di rischio, molti di quei fattori di rischio rimangono a vita, quindi è possibile che in situazioni di vita particolarmente stressanti quella persona possa ricadere appunto in un disturbo dell'alimentazione, così come tutti gli altri disturbi. Se io ho una predisposizione verso una depressione, in un momento particolare della mia vita potrei ricadere in quel disturbo o non in un altro, insomma. Quindi è un punto di vulnerabilità, quindi non è che non si guarisce, ma chiaramente rimane appunto un tallone d'Achille. Parte della terapia, alla fine insomma della terapia, è proprio finalizzata a cercare di trovare delle strategie per anticipare le ricadute e quindi prevenirle, cioè imparare a riconoscere dove io posso ricadere e quindi anticipare con determinate strategie o imparare a chiedere aiuto prima possibile. Okay. Mi viene da fare un esempio molto terra terra: la persona che sa di soffrire di gastrite e che ha imparato che a marzo e a ottobre ricade in questo problema, la prima volta magari chiede aiuto, no, al medico, raccontando i sintomi, il medico fa la diagnosi e propone la terapia. Questo a marzo, a ottobre magari è già più preparata a capire, ma sono i sintomi che avevo a marzo, forse la stessa terapia funziona e richiamo il medico che me lo conferma. L'anno dopo sono già consapevole, quindi ho imparato che cosa ho e quindi magari già a marzo comincio ad andare in farmacia a comprarmi la scatoletta, in modo tale che per i 15 giorni al primo minimo sintomo comincio ad assumerla. Quindi le ragazze che fanno la terapia diventano consapevoli, quindi capiscono quello che hanno. Noi diciamo che alla fine diventano appunto terapeute di se stesse, perché sanno che cosa hanno e quali sono le strategie per poter rispondere nel caso di eventuali ricadute, eccetera. Mi piaceva un attimo di sottolineare l'aiuto che si può dare alla persona che ha bisogno e che ha, alla famiglia stessa, e per questo prima si era detto che i medici di base, no, spesso non sono ancora preparati per dare un indirizzo giusto. Nella fase attuale, cioè in questi anni, si è migliorato da questo punto di vista rispetto al passato? Cioè oggi i medici di base o i medici pediatri sono in grado di dare un percorso delineare? Perché noi qui oggi siamo insieme, sappiamo che ad esempio c'è chi aiuta in questo modo, anche come Sabrina, che è pronta ad accogliere, no, anche le persone che hanno bisogno. Però una famiglia che si trova in questo problema spesso, no, va dal medico di base, questo medico può aiutare? Questa è la mia prima domanda rispetto al passato. L'altra, qui nella regione Marche, no, parliamo ora di questi servizi che si stanno creando, non so, Torrente si è spostata a Iesi, come abbiamo visto, però mi viene in mente, ci sono questi settori e sono multidisciplinari, oppure magari uno si affida a uno psicologo, uno psichiatra in gamba, ma se questo si trova con la persona davanti, no, da aiutare, o con la famiglia, e non c'è un miglioramento, mi chiedo, la persona, tipo lo psicologo, dice non sono in grado, e magari ti posso consigliare qualcun altro, oppure la cosa rimane ferma lì? Io, perché qui nelle Marche, sia in un'esperienza personale che per dare consigli agli altri, non ho visto servizi multidisciplinari dove c'era lo psichiatra, dove c'era l'internista, che relazionavano, si parlavano tra di loro. Ecco, vi chiedo questo chiarimento. Per quello che riguarda i medici di base, medici di medicina generale, allora
se c'è stato un cambiamento, non glielo so dire nel senso in maniera oggettiva. Quello che noi cerchiamo di fare è appunto arrivare anche a loro. Abbiamo fatto degli incontri con il Gabbiano, insomma, anche appunto cercando. Diciamo che quello dei medici di medicina generale è un campo un po' difficile, un po' complesso, e credo che la loro conoscenza almeno dei servizi pubblici sul territorio ci sia, adesso non so, insomma, però di questo non ne so. Mi permetto di dire che sempre nell'ambito della famosa determina eccetera è previsto anche un discorso di formazione per gli operatori e per i medici di base e pediatri di libera scelta. Verosimilmente nel 2019 inizierà pragmaticamente questo discorso legato alla formazione, però a tutt'oggi effettivamente grazie. diciamo che noi abbiamo cercato, notando appunto questa mancanza di informazioni e di invio, perché poi spesso appunto la persona arriva da noi non da un medico di base, e ci siamo chiesti come mai in realtà questo invio non avvenisse da noi come appunto nelle strutture pubbliche, insomma, e quindi insomma stiamo cercando di diffondere queste informazioni e poi i progetti ci sono, speriamo che insomma vadano oltre. E mi sono dimenticata la domanda. Poi l'altro, se c'è un settore che insomma dove sei lui. Ah, multidisciplinare. Allora, tanto abbiamo visto che una persona che sta male non gli basta. Assolutamente no. Allora, la terapia, diciamo, appunto privilegiata da un punto di vista scientifico è una terapia che prevede un'equipe multidisciplinare, possibilmente non eclettica, cioè che significa che abbiano tutte una determinata visione, la stessa visione del disturbo dell'alimentazione, perché altrimenti anche tra professionisti si mandano dei messaggi poi magari contraddittori anche allo stesso paziente. E nel centro appunto IDAP l'equipe è multidisciplinare, insomma abbiamo uno psichiatra di riferimento, abbiamo un nutrizionista, c'è la dottoressa, ci sono psicoterapeuta, quindi comunque la persona è presa in carico in equipe, anche se ultimamente si è visto insomma la ricerca che anche il singolo terapeuta specializzato, chiaramente, che quindi abbia una formazione con dei master, dei corsi di perfezionamento specifica sui disturbi dell'alimentazione, può prendere in cura a 360 gradi la persona. Chiaro che dipende dalla tipologia anche di patologia, un conto appunto una persona con una bulimia nervosa o con un BED che non ha un normopeso e quindi può magari non avere bisogno costantemente di un aspetto medico, di un aspetto nutrizionale, un altro conto è se c'è un sottopeso grave e quindi va integrata insomma in maniera più costante, però la visione deve essere comunque multidisciplinare. Sui centri, questo parlo insomma per il nostro centro, sui centri pubblici. Dunque, naturalmente è previsto, è chiaro che il problema delle risorse è un po' diffuso, quindi si lavora sicuramente in un'ottica multidisciplinare con l'obiettivo di avere tutte le figure di riferimento, come diceva giustamente il primo intervento, esclusivamente dedicati a questo tipo di patologia e a quel tipo di centro. Una cosa che magari volevo segnalare è il fatto che spesso in questa varietà e personalizzazione, chiamiamola così, di percorso di cura per il singolo poi individuo, che al di là della diagnosi, no? Ognuno ha una storia, una situazione sua, va tenuto sicuramente in considerazione anche l'aspetto dell'elevato grado di comorbidità psichiatrica, cioè spesso c'è un disturbo dell'alimentazione, della nutrizione, ma c'è anche una comorbidità che può essere con un disturbo dell'umore, un disturbo d'ansia, ossessivo compulsivo, eccetera. E allora è chiaro che lì anche l'aspetto terapeutico deve tener conto insomma di tutta la complessità della patologia, insomma. Quindi, però sull'aspetto multidisciplinare credo che siamo tutti d'accordo e auspicabile. Un'ultima domanda dopo. Sì, certo. L'altra domanda è: il servizio di cui parliamo tutti questi sono convenzionati oppure a un certo punto si entra nel privato? Voglio dire, per quanto riguarda le sedute ad esempio, quando si prolungano nel tempo, come spesso viene richiesto, poi si passa a un pagamento privato, perché anche queste sappiamo che una seduta vale 50, gli 80 in su, e siccome sono frequenti per una famiglia rappresentano un costo importantissimo.
nella struttura pubblica è convenzionato, insomma, quindi chiaramente la persona non paga, si può pagare il ticket. Paga il ticket inizialmente, esatto, nella fase di valutazione, se viene riscontrata una diagnosi c'è la possibilità di avere un'esenzione che copre tutta una serie di prestazioni. E da lì poi ci sono appunto i centri clinici privati, insomma, in quel caso poi la terapia, insomma, è a pagamento, insomma. Volevo sottolineare una cosa: quel convegno che sono, che ho partecipato in pubblico il 22 settembre a Fermo, una cosa che mi ha spaventato tantissimo era vedere, c'erano esperti da varie regioni, dalla Val d'Aosta all'Abruzzo, all'Umbria, all'Emilia Romagna, come ognuno ci avesse un approccio suo, un metodo suo, si scambiavano informazioni e io da profana, da mamma, da OS, per quello che posso capire, ho visto quanto ci sia di sperimentazione. Noi facciamo così, noi facciamo così, e intanto però queste ragazze procedono. E quindi è più che mai fondamentale e di valore, non è che mi voglio autoincensare, culturativa, gabbiano, dottoresse, però è molto importante trovare immediatamente la via per non perdere tempo, la via giusta, gli specialisti giusti che hanno un metodo scientifico dietro, molto importante, perché come vedete siamo all'inizio purtroppo del trattamento del disturbo. Parliamo di esperti che stanno formandosi adesso con questa delibera regionale, con i fondi stabiliti dalla regione, e questi esperti entreranno in attivo nel 2019, diceva la dottoressa, sbaglio? E inizierà, si attiverà proprio la formazione. Esatto, ancora più avanti. Quindi siamo proprio all'inizio di una malattia che in realtà è presente non so da quanti decenni.